Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 11 passate da 37, 38, 39, 40 secondi in questo istante. Come tutti i giorni apriamo la casa di Cremona 1 anche in questo giovedì 25 novembre. Ragazzi, guardate che il Natale si sta avvicinando, quindi iniziate a pensare a quelli che sono i regali, i doni che dovete fare, ma specialmente iniziate a pensare al momento che sta per arrivare dal punto di vista anche spirituale. Naturalmente questo è rivolto alle persone che credono. La casa di Cremona 1, due ore e mezzo anche oggi in vostra compagnia, con Aspettando Mezzogiorno in questa prima parte, poi con Ore 12. Io Lana, ma non sono solo, anche se non è qui personalmente, perché a casa abbiamo anche quest'oggi in collegamento da casa Principe Nicoletta Tosato con Carol. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi ti farò ancora quella canzoncina. Ah, va bene, oggi ce la fai tu la sigla allora, Carol. Tra l'altro vedo che ti sei organizzata, Nicoletta, vedo anche che hai, che hai organizzato la sala trucco a casa. No, guarda, questo è il trucco che passa al convento, ragazzi. Ho capito. Però mi dice, abbiamo l'albero qua, noi. Non so se ve l'abbiamo già fatto vedere. No, ancora no. Ieri abbiamo detto, sapevamo che c'era il gatto che rubava qualcosa all'albero, ma non l'abbiamo visto. Eccolo lì, che bello. Abbiamo pure le calze di Natale, abbiamo pure Gesù, il nanetto. Abbiamo tutto, vero, però? Sì. Allora, siete pronti per stare in nostra compagnia anche quest'oggi, per fare questa conduzione particolare direttamente da casa Cremona 1 in via Bastida e poi casa invece Principe, Tosato Principe? Tosato Principe, sì, ci siamo, ci siamo. Perfetto, allora innanzitutto diamo subito gli ingredienti di queste due ore e mezza. In questa prima ora abbiamo, come di consueto, le nostre rubriche. Tra pochissimo guarderemo gli astri, poi c'è il personology. Nicoletta ci svelerà le ultime curiosità, visto che ha un po' di tempo in questi giorni. Stavo facendo delle ricerche particolari, sta praticamente mandando in giro per tutto il mondo gli investigatori per sapere i nuovi gossip che ci sono dal punto di vista italiano, ma anche dal punto di vista internazionale. Poi naturalmente le curiosità di Lorenzo, la storia con Andrea, giocheremo con il sì e del no, vedremo le previsioni del tempo, anche perché l'abbiamo visto già almeno qui a Cremona stamattina, diciamo che prima stava piovendo e quindi sta arrivata questa perturbazione, ci farà compagnia per almeno tutta la giornata e scopriremo appunto se sarà una cosa passeggera oppure se durerà per qualche giorno. Poi le novità, lo sapete, sono tante, quindi daremo un'occhiata, faremo un po' un bilancio per quanto riguarda la rassegna stampa, cercheremo di sapere cosa ne pensate con il dite la vostra. E poi naturalmente parleremo di curiosità con il Guinness World e finiremo questa prima parte parlando naturalmente con i nostri itinerari di viaggio, proponendovi l'escursione di oggi che, vi ricordo, stiamo dedicando in queste ultime giornate al lago di Garda, che è bellissimo tra l'altro anche in questo periodo dell'anno. Per quanto riguarda Ore 12, oggi lo sapete, la giornata particolare, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi nella prima parte avremo in collegamento la presidente di AIDA per fare un po' il bilancio per quella che è la situazione naturalmente qui nel nostro territorio, la regione, la provincia, la città che ci ospita, quindi per quanto riguarda Cremona. Parleremo anche di quelle che sono le iniziative, sono tante. Questa mattina ne ho vista pubblicata una su Cremona Oggi, dopo magari ne parleremo, molto particolare, fatta dagli studenti che hanno fatto una cosa molto forte secondo me, ma dopo con i colleghi di Cremona Oggi, che naturalmente saranno qui presenti per fare la solita vetrina dei nostri siti, ne parleremo approfonditamente. Poi è giovedì, parleremo con il nostro amico Alessandro Maffini di Amici a Quattro Zampe, parleremo di come è giusto gestire gli animali in casa, in appartamento. E quindi una cosa secondo me molto molto interessante. E poi ancora nella giornata di oggi parleremo di filosofia, perché avremo la storia di un ragazzo di Crema che, diciamo, che la sua passione è essere filosofo e la sta un po' realizzando, è appena uscito un suo libro. E parleremo alla fine, lo sapete, l'abbiamo annunciato qualche settimana fa, abbiamo avuto degli amici che hanno presentato un libro, I 360 gradi del tradimento. Ci ha molto interessato, incuriosito, e quindi partiamo con questa rubrica. Ogni 15 giorni parleremo appunto di tradimento, quindi di chi tradisce, di chi è tradito, e cercheremo di scoprirne, di saperne un po' di più. Questo è il menù. Soddisfatta, Tosato? Ma sì, dai, abbastanza, hai fatto un buon lavoro. Bene, allora partiamo subito con gli astri e vediamo dal nostro Astro Duchi com'è la situazione di oggi. Thank you.
Ariete, il periodo diventa emozionante per tutti coloro che stanno cercando qualcosa di nuovo da vivere. In questo periodo diventa facile anche fare incontri speciali. Toro, stelle favorevoli per mettere ordine nella confusione creata dai troppi problemi di lavoro. Se c'è buona volontà da parte di entrambi, si potrà ristabilire un buon accordo. Gemelli, che ha in ballo una società con altri, non deve fidarsi solo delle promesse. Molto meglio scrivere tutto nero su bianco. Cancro, non sembra che tu sia del tutto soddisfatto di come stanno andando le cose in amore. Oppure sei reduce da una delusione e hai paura di soffrire ancora facendo un nuovo incontro. Dovresti cercare di ritrovare un po' di fiducia. Leone, sono sempre i grandi progetti a salvare le coppie. Se si riesce ad essere lungimiranti, a guardare oltre le difficoltà che si devono affrontare al momento, tutto sembra più facile. Vergine, il tuo fascino aumenta. Si appianano le polemiche e potrebbe esserci anche il ritorno di una storia che avevi iniziato qualche tempo fa. Bilancia, se la tua coppia ha risentito di una crisi, si può recuperare, ma ovviamente ci vuole anche il consenso del partner. Da parte tua, comunque, non ci sono più ostacoli o remore al ritorno di un amore. Scorpione, se sei a caccia di una nuova occupazione, puoi cercare qualcosa di buono. È un periodo favorevole per i creativi. Un progetto può essere portato avanti. Sagittario, le stelle sono neutrali. Se il cuore è solo, ora non cerchi nulla, ma se capita l'occasione puoi anche pensare di lasciarti andare. Capricorno, appena possibile, cerca di organizzare un incontro chiarificatore. Bisogna risolvere molti problemi, non ultimi quelli di carattere economico. Acquario, nessuno mette in discussione il tuo ruolo e il tuo lavoro, ma ci sono molte malelingue e persone che vorrebbero essere al tuo posto. Le polemiche rischiano di travolgerti. Pesci, non ti aspetti nulla dal destino. Cerca di prendere tempo. Se hai a che fare con una persona che ti promette mari e monti, non le crederai subito. In questo momento resti critico nei confronti di tutto. Allora Nicoletta, lo sai che giorno è oggi? Il giorno dello sforzo sostenuto. Lo sapevi? Però. Allora, vediamo subito le caratteristiche dei nati il 25 novembre, che conoscono bene l'arte di risparmiare energie in vista di un obiettivo a lungo termine. Però ciò non significa tuttavia che stiano fermi ad aspettare le cose che accadono. Se appena possono, le fanno avvenire. Allora, i nati in questo giorno preferiscono stare prevalentemente da soli anche nel lavoro, ma tuttavia un elemento imprescindibile della loro vita è l'attaccamento a un'altra potente figura, quindi state prevalentemente da soli, però non escludete la volontà e la necessità comunque di stare e di scegliere una persona che vi stia vicina. Più delle volte nella carriera la loro scala di valori vede al primo posto la capacità di eccellere, al secondo posto il potere, al terzo il denaro. Sono tuttavia però generosi e non esitano a condividere con gli altri la loro fortuna. La personalità di queste persone si basa su un alto senso morale che li porta a separare il bene dal male. Anzitutto vediamo subito il giorno, il numero di oggi. Oggi l'abbiamo detto è il 25, come sapete ve lo diciamo tutti i giorni, per così un attimo per giocare con voi. Il numero che caratterizza la giornata, quindi 25, 2 e 5, la somma fa 7, quindi il numero è il numero 7. Che praticamente il numero 7, per chi ha questa combinazione particolare, ama di solito i cambiamenti e i viaggi. Invece, per quanto riguarda invece la configurazione dei pianeti, il vostro pianeta dominante è Nettuno, che però si congiunge con Giove, quindi grande idealismo e compassione. E per quanto riguarda la salute, i nati il 25 novembre mostrano di solito un atteggiamento costante e positivo nei confronti della vita. L'unica cosa, state un po' attenti, la vostra difficoltà è nelle gambe. Quindi mi raccomando, attenzione. L'esercizio fisico, la mancanza di esso non rappresenta però per voi un problema, perché siete delle persone particolarmente attive. Vediamo un attimo per chiudere questa descrizione dei caratteri, dei tratti dei nati nella giornata di oggi, che sono per quanto riguarda i pregi. Siete delle persone costanti, siete scrupolosi e siete anche raffinati. Per quanto riguarda invece i difetti, siete rigidi e avete sempre dei sevizi, avete sempre dei giudizi molto severi. Queste sono le caratteristiche dei nati il 25 novembre. Nico, per quanto riguarda invece il gossip, cosa hai scovato? Andiamo a Monaco oggi. E?
Principato di Monaco. Ah, ok, parlo subito. Sì, sì. Andiamo a Monaco e... Aspetta, però. Andiamo a Monaco perché ti ricordi che avevamo parlato di Charlene, no? Sì. Che è tornata a Monaco sul TGcom 24. Oggi c'è un'altra notizia che... Carol, lascia stare il gatto, per favore. Che immortala i bimbi di Charlene e Alberto, che sono... sono i biondissimi Gabriella e adesso mi sfugge il nome, Gabriella e Jacques, sì. Esatto, che praticamente hanno fatto questo gesto molto carino di piantare un albero in onore della mamma. C'è sempre un po' questo così, questo questo dubbio di come stia la mamma, che pare sia ricoverata in un'altra struttura dove ricordiamo, si sta tra curando. L'altro, Nicoletta, scusami se ti interrompo, che proprio pochi giorni fa c'è stato questo appello da parte di questi due ragazzini che hanno detto: mamma, ci manchi tanto. Esatto, infatti se scorriamo le fotografie ci sono proprio i due bimbi dal balcone di palazzo che fanno vedere queste foto, queste due dove stanno piantando l'albero insieme al papà, tutte e due coordinatissimi ovviamente, tra rosso, blu, questo maglioncino con i cuoricini eccetera, e poi guardate il fratello come è molto protettivo nei confronti della sorella che l'ha abbracciata, insomma sono molto legati, come ovviamente capita spesso tra i gemelli. Nelle fotografie che dovrebbero esserci tra le altre, forse più in basso, ci sono proprio i loro che si erano affacciati con questi cartelli, con questi disegni fatti a mano che dicevano: mamma, ci manchi, perché insomma la salute della principessa è ancora compromessa, ancora molto provata dopo il rientro, si vocifera di questa crisi eccetera, ma in realtà degli amici di famiglia, soprattutto amici di lei, hanno smentito questa crisi tra di loro dicendo: si amano moltissimo, lei ama tantissimo i suoi figli, suo marito, ma è davvero molto molto provata da questi 10 mesi di malattia, da tutti gli interi 4 interventi che ha fatto al cervello, e ricordiamo fa che ha avuto un'infezione all'orecchio e quindi per 10 mesi è dovuta rimanere e poi anche questa cosa di tenerla, di stare lontana dai suoi figli, stare lontana da suo marito, l'ha molto provata anche psicologicamente, quindi insomma deve fare una ricostruzione a 360 gradi sostanzialmente del suo stato psicofisico, e quindi sarebbe in questa clinica proprio per questo motivo, ma non ci sarebbe nessuna crisi alla base, anche perché stare lontana dai suoi figli è proprio l'ultima cosa che vorrebbe fare, ecco. Ho capito, vabbè, grazie per questo gossip. Adesso però continuiamo con le curiosità, perché è arrivato il momento del web con Lorenzo. Sento che arriva Lorenzo e subito penso a cosa parlare. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Carol, buongiorno Piero, buongiorno. E a tutti i nostri telespettatori ovviamente. Stavo guardando con la lente di ingrandimento perché vanno avanti le scoperte misteriose. E oggi ne abbiamo una legata all'Egitto, nel classico e ormai conosciutissimo momento di scavi per lavori. Sono state scoperte delle cose, andiamo a vederlo. Vai dall'Egitto. In Egitto, vicino alla città di Tama, sulle rive del Nilo, degli operai conducevano lavori su canalizzazioni. Finora nulla di molto straordinario. Tuttavia, scavando, la squadra si è imbattuta faccia a faccia in rovine di un tempio antico di 2200 anni. In seguito a questo, i lavori sono stati interrotti, facendo spazio agli scavi archeologici condotti dalla squadra del Ministero Egiziano delle Antichità. Arrivati velocemente sul posto, gli esperti hanno così consentito di liberare il muro, che si estende da est verso ovest, il muro che va da nord a sud e l'angolo orientato a sud-est del tempio, rivelando allo stesso tempo numerose incisioni. Tra l'altro figurano quelle rappresentanti Api, il dio egiziano delle inondazioni annuali del Nilo. Inoltre gli archeologi hanno anche messo in luce incisioni che evocano il nome di Tolomeo IV, il quarto faraone della dinastia tolemaica in Egitto, il quale avrebbe regnato dal 222 al 204 a.C. Così questa scoperta importante consentirà loro di saperne di più riguardo questo periodo dell'antico Egitto, che non ha senza dubbio finito di rivelarci tutte le sue ricchezze.
Allora, grazie naturalmente come di consueto Lorenzo che ci svela tutte queste curiosità appunto dal mondo. L'Egitto rivela sempre, esatto, delle sempre mistero. Per me l'Egitto equivale sempre a mistero, Nicoletta, non so come mai, forse comunque agli egiziani, alle piramidi che sono delle... Mi è sempre affascinato da questo punto di vista, proprio dal punto di vista misterioso. Io penso che non sono mai stati in Egitto. Sono stato a Sharm, quindi ho visto poco l'Egitto, quello proprio del mistero delle piramidi, quindi il Cairo e il quant'altro. Però devo dire la verità che Sharm e Sheikh sono stato un po' di volte come mare... Invece guarda dove sono, bloccata in casa. Vabbè. ti rifarai tra poco. Allora, sì. Adesso però abbiamo parlato delle curiosità dall'Egitto, adesso invece andiamo con un po' di storia con Andrea. Andrea si è perso. Buongiorno Piero, buongiorno Nico e soprattutto buongiorno Carol. Carolina, come stai? Stai bene? Ciao tesoro. Allora, oggi siamo tornati con la nostra meravigliosa cartina, la nostra meravigliosa lavagna, perché voglio parlarvi di una guerra che non è conosciutissima, mi rendo conto, ma è molto, molto importante per quello che è stato un po' il proseguo della guerra fredda, perché siamo nel 1950. Piccolo passo indietro, non so se l'hai mai sentita la guerra di Corea, Piero, però se in altro modo te la racconto. Guerra di Corea, siamo nel 1945, piccolo passo indietro, è finita la guerra, la Corea, unitamente al Giappone, vengono definiti sconfitti. Sappiamo bene che tutto quello che era successo col discorso di Hiroshima e Nagasaki e l'agosto del 1945. Benissimo, come succede per la Germania nell'Asia? Siamo in Corea, la Corea viene spaccata in due pezzi, c'è la Corea del Nord e la Corea del Sud. La Corea del Sud è... che è affidata alla un po' all'egemonia di quelli che sono gli Stati Uniti, e mentre la parte nord ovviamente è affidata alla Russia, quindi all'URSS. Due impostazioni completamente diverse, divisi qui, al 38° parallelo. Questa separazione la sappiamo bene, c'è ancora oggi, però c'è stato un momento della storia in cui le cose sono diventate critiche. Siamo, dicevamo, nel 45, questa parte ipercomunista, questa parte praticamente occidentale al massimo, con tutta una serie di problematiche sociali che venivano a crearsi. Hanno rotto un paese in due, e questo si è visto anche in Europa con la Germania. La parte nord, come dicevamo, affidata all'URSS e ovviamente con a capo il nonno dell'attuale dittatore nordcoreano. Tra le idee di che c'erano a Pyongyang, che era la capitale, c'era quella di riconquistare tutto il paese subito nel 1945. La causa bellis arriva nel 1950 e i nordcoreani marciano superando la linea del 38° parallelo. Sappiamo bene che i nordcoreani e i sudcoreani ancora oggi non è che si annusino proprio tantissimo. Ecco, pensate all'epoca, con questa divisione nord-sud, superano e pensate, in giro di due giorni arrivano direttamente a Seul, appoggiati naturalmente, pensate da chi? Da un certo Stalin, un personaggino così, giusto un nome per tirarne uno a caso. E è dalla Cina anche, comunista anch'essa. Benissimo, questo diventa un problema, eccolo qua, Stalin con il dittatore cinese, li vediamo nel video. C'è un problema, questa parte era affidata agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America mandano con Truman, è diventato presidente nel 44, scusatemi, con Truman mandano praticamente l'esercito, con anche dal tappo parte degli eserciti francesi, britannici e anche italiani, Piero, perché pensate, gli è andato un ospedale da campo, l'ospedale da campo numero 68 era italiano, e in giro di poco riescono a riconquistare, superano al 38° parallelo, fin quando Truman non richiama un certo generale MacArthur, famosissimo nella storia americana, che era capo di questa guerra coreana, che si candiderà anche a presidente degli Stati Uniti d'America per i repubblicani, e li richiama indietro. C'è un accordo e decidono nel 53, dopo tre anni di durissime battaglie, di ristabilire la pace, si fa per dire naturalmente, tra le due Coree al 38° parallelo come confine. Pensa, Piero, che siamo arrivati addirittura a sfiorare una possibile terza guerra mondiale, perché si è vociferato di un possibile utilizzo della bomba atomica. È l'ultima volta che viene tirata in ballo la bomba atomica. Molto difficile e complicato. Grazie mille, grazie naturalmente, Andrea, sempre per queste
pillole di saggezza. Nicoletta, guarda, stanno arrivando un sacco di messaggi di saluti, non c'è. Allora, comunque volevo dire che stanno arrivando un sacco di messaggi di auguri, di saluti, di chiedere come mai Nicoletta non è qui presente in studio. Nicoletta non è ammalata, è semplicemente in quarantena, come sta accadendo per tanti amici magari che ci stanno guardando stamattina. Comunque voglio ricordare che se volete scriverci 338 60 10 112 il numero che dovete comporre e digitare. Tra pochi minuti lo metteremo in sovraimpressione e rimarrà per tutto fino alla fine anche di ore 12. Quindi dicevo 338 60 10 112, i vostri messaggini WhatsApp oppure gli SMS. Vi ricordo Facebook, vi ricordo Instagram e vi ricordo il sito. Nicoletta, ti dicevo che ci stanno arrivando un sacco di messaggi. C'è scritto Nonna Franca. Grazie. E ci hanno scritto tutti i nostri amici. Grazie che naturalmente ci seguono tutti i giorni e chiedevano come mai non eri presente in studio, perché magari ieri non hanno visto la puntata. Come dicevo, Nicoletta è in quarantena e quindi per qualche giorno non sarà qui presente. E tra l'altro è una cosa che sta avvenendo per tante famiglie, Nicoletta. Sì, tutte le famiglie che hanno a che fare con la scuola, sappiamo che ci sono tantissime classi in quarantena a Cremona, tra la scuola dell'infanzia, scuole elementari soprattutto, e quindi come è capitato a noi, è capitato anche a tante famiglie, la bimba è positiva e quindi i genitori ovviamente rimangono in quarantena fino al tampone di controllo, che speriamo ovviamente sia negativo, visto che siamo vaccinati e quindi insomma dovremmo essere protetti, però sappiamo che si può essere anche positivi anche da vaccinati, quindi esatto, dobbiamo rispettare i protocolli. Va bene, Nicoletta, pubblicità, ci vediamo tra poco anche con i nostri amici a casa. Giochiamo oggi, mi raccomando. Nicoletta, preparati che tra poco giochiamo. Io? Sono io che voglio. Sono le 11:23:40 secondi, questa è sempre la casa di Cremona 1. Come di consueto salutiamo tutti gli amici che ci seguono dal nord Italia, dalla Val d'Aosta, dal Veneto, dalla Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e anche gli amici del Piemonte. Lei è Lana, come vedete è sempre molto energica. No, devi farti vedere anche un po' che corri, perché penso solo che tu, a volte penso che tu sia un peluche, no? Sei molto dinamica invece a volte, vero? Salutiamo anche gli amici di Radio JTJ, lo facciamo poche volte, però lo sapete, cioè sono tanti amici che non guardano la televisione ma che ci ascoltano attraverso la nostra web radio che si trova sui nostri portali, quindi Cremona Oggi, Crema Oggi e Olio Pugnoso. Ma adesso, come tutti i giorni, assieme a voi amici che ci seguite a casa, è arrivato il momento di giocare! Vai Lorenz! Sì, allora, gioco dei sì e dei no, dove il sì e il no è proibito. Ok, vediamo. Partiamo con Piero che la Carol ci teneva, scusate, la Carol ci teneva a dire una cosa sul gioco, giusto Carol? Sì, quelle carte sono mie. Ma lo so. Grazie per prestarmele, tra l'altro. Attenzione, ce le ha prestate, ragazzi. Le ha prestate. Io pure il gioco. Se volete ve lo faccio vedere qui. Sì, no, ma ce l'abbiamo, però. Ce l'abbiamo. Quindi dai. La Nicoletta c'ha già gli occhi sulle soluzioni in qualche modo. Ecco perché è ma così io brava. Ti tengo ecco d'occhio lo perché stesso. È così brava. Sì, ecco il suo gioco, sì e no, nel fine no, è quello a cui ci siamo un po' ispirati. Vabbè, giusto, è giusto anche citare dove ci ispiriamo. Vai. Allora, Piero. Via. Ti piace passeggiare nei boschi? Non amo passeggiare sui boschi. Da solo o in compagnia? Amo la solitudine. Fai delle passeggiate ogni tanto? Ho male al ginocchio. Preferisci raccogliere i funghi? Non vado mai a raccogliere funghi. Hai mai trovato dei porcini? Nel passato una volta. I porcini sono commestibili? Non lo so. Sei sicuro? Non mi intendo di allora, funghi. Il non lo so in teoria. No, sì, no, non lo so, boh, forse. Okay, niente, come non detto. Però sei arrivato a 6. Sì, troppo. Sono un disastro. Ma non si può dire. No. Né sì, né no, né non lo so, né boh, né forse. E non vale neanche ripetere la domanda. Aggiunge una regola tutti i giorni. Non è vero. Falso, non è vero. Comunque, 6. No. Allora, giro. Vai, Nicoletta. Nicoletta, Carol, tocca a voi. Carol, controllami la mamma, che se bara la sgridiamo.
Vai. Ti piace la musica classica? Moltissimo. Preferisci le sinfonie o i concerti? Adoro i concerti e andare a teatro a sentirli. Hai un compositore preferito? Ma direi Beethoven. Mozart è stato un grande musicista, vero? Tra i migliori. E Beethoven? Pure lui. Preferisci la musica di Mozart? Dipende dalle giornate. Sei sicura? Ti ho detto che dipende dalle giornate. Me l'hai ripetuta però. Non vale ripetere, Nicoletta. Però, siccome stavo contando, ti sei fermata alla settima, quindi per un solo punto avete vinto voi. Hai vinto tu, Nicoletta. Bravi, bravi, bravi. Brave, bravissime. Grazie. Oggi la vittoria è vostra, ma adesso, come tutti i giorni, oh, sapete, è arrivata una nuova perturbazione. Qui a Cremona ce ne siamo già accorti da questa mattina, che ci siamo svegliati con una leggera pioggerellina. Vedremo se sarà così tutta la giornata, anche nei prossimi giorni. Sembrerebbe di sì. Comunque lo chiediamo agli amici di Trevi Meteo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che attenzione vedrà un netto peggioramento del tempo, nuova perturbazione sull'Italia, centro di bassa pressione che si avvicina al nostro paese. Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità, con le nubi che tornano a interessare tutto il nostro paese. Inizialmente il centro nord, ma poi verrà coinvolto anche il sud Italia e queste nubi porteranno anche piogge diffuse. Lo vediamo dalla previsione delle precipitazioni, potremmo avere anche piogge particolarmente insistenti. Partono dal nord-ovest e dal versante tirrenico, ma poi si estendono anche al nord-est, al versante adriatico e, come vi dicevo, arriveranno piogge, acquazzoni e temporali anche nelle regioni meridionali. Quindi, insomma, giovedì tempo in peggioramento in tutta Italia. E inoltre, non vi ho detto, anche con un netto calo delle temperature al nord, questo porterà nevicate fino anche a quote medie sull'arco alpino, potremo scendere anche al di sotto dei 1000 metri. Per il resto comunque sarà principalmente pioggia, ma anche di forte intensità e venti in intensificazione. Per i dettagli sulle vostre località, vista la situazione, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ho detto io che è arrivato questa nuova perturbazione che ci accompagnerà minimo per un paio di giorni. Speriamo comunque che sia abbastanza passeggera. Diciamo, stamattina ci siamo svegliati più o meno qui a Cremona nelle prime ore del mattino con semplicemente un po' di nuvolosità diffusa. Poi però verso le 8:30 iniziate le prime gocce, adesso sinceramente non lo so, perché noi siamo chiusi vivi in questo studio e lo usciremo questa sera. Vabbè, e andiamo alle notizie. Lo sapete, tutti i giorni a quest'ora sono le 11:30 e diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie principali dei siti più importanti in Italia, quindi Corriere, Stampa e Repubblica. Diciamo innanzitutto che la situazione è dappertutto il Super Green Pass oppure situazione internazionale, perché comunque il Corriere della Sera apre con il decreto, quindi con il testo completo per quanto riguarda il Super Green Pass, mentre invece Repubblica parla del bollettino di guerra che sta avvenendo per quanto riguarda i contagi in Germania. Ma partiamo partiamo appunto da Corriere della Sera, Nico. Ieri sera è stato approvato questo nuovo il decreto per quanto riguarda il Super Green Pass. Ricordiamo che il Super Green Pass sarà valido anche per le regioni, per le località che sono in zona bianca, giusto? Questo nuovo Green Pass che partirà dal 6 di dicembre, praticamente chi non ha fatto il vaccino di fatto potrà andare solo a lavorare, sì. e poco altro di fatto. Diciamo che per quanto riguarda... Perché se ci deve andare con i mezzi pubblici avrà il problema di fare il tampone, perché sui mezzi pubblici sia regionali che servizio pubblico dovrai accedere solo almeno con un tampone che ti vale le 48 ore, giusto? Sì, esatto. Invece per quanto riguarda locali, sport, turismo e trasporto pubblico, diciamo che queste regole, questi divieti entreranno in vigore dal 6 di dicembre. Praticamente con le persone che sono vaccinate, che non sono vaccinate, non potranno più andare nelle palestre, non potranno più andare nei ristoranti, nei bar, mentre invece potranno andare con tampone, ricordiamo quindi come era prima, nei tram, prendere i mezzi pubblici, invece potranno andare al lavoro.
Draghi, il nuovo decreto perché per chi è vaccinato sarà un Natale normale. Diciamo che queste decisioni sono state prese innanzitutto vedendo la situazione dal punto di vista internazionale, che di ora in ora sta veramente peggiorando, specialmente in Germania. Si parla sempre di la situazione sta diventando sempre più, più critica. Pensate, l'incidenza dei bambini sta praticamente quasi triplicando in molti paesi europei, sia in Germania che in Francia. E tra l'altro, notizia invece sempre su Corriere della Sera, si parla di terza dose anche per gli over 18. Sì, praticamente terza dose dal 1° di dicembre, se non sbaglio sarà aperta la piattaforma anche per chi ha, insomma, per chi ha più di 18 anni, sostanzialmente tutti quelli sotto i 40 che fino ad oggi invece potevano prenotare. Sì, chiaro. Sì, la terza dose di vaccino è stata anticipata a 5 mesi, quello lo sapevamo, e cosa deve fare chi si è già prenotato, perché c'è anche questo dubbio, chi magari aveva già prenotato la terza dose a distanza di 6 mesi ma volesse anticiparla a 5, quindi c'è un po' una spiegazione. L'efficacia di Pfizer cala dai 90 giorni, c'è questo rischio di infezione quasi 3 volte più alto a 5 mesi dalla seconda dose. Allora, ci fermiamo un attimo qui per quanto riguarda, prima di passare alle altre notizie, specialmente al Corriere della Sera, perché proprio ieri la nostra Anita ha chiesto ai cremonesi cosa ne pensano di questo Super Green Pass. Naturalmente questo è stato registrato ieri pomeriggio, quindi poi il decreto è uscito ieri sera, quindi vedrete proprio nel lancio che non c'è ancora il cosa ne pensano sul decreto effettivo, perché comunque appunto abbiamo registrato le vostre impressioni ieri pomeriggio. Vediamo, dite la vostra con Anita. Le regioni spingono per il Super Green Pass, restrizioni per chi non è vaccinato. Per dite la vostra, andiamo a sentire nel centro storico cremonese cosa pensate. Venite con me. Perché io non è vaccinato, non, è brutto dirlo, però sono cavoli loro, non so cosa dire. Io mi attengo alle regole e se chi non si attiene ne paga le conseguenze. Tutto lì. Sono d'accordissimo perché... per me bisognerebbe essere vaccinati, chi non è vaccinato è un pericolo per gli altri, per cui loro dovrebbero avere delle restrizioni maggiori rispetto a chi è vaccinato, insomma, pertanto chi è vaccinato ha una sicurezza in più, chi non è vaccinato, anche se sta bene, anche se lui dice che non ha problemi, però comunque è sempre un veicolo di porta in giro il virus. Poi, come ripeto, può anche star bene, può anche non avere problemi, però è sempre un pericolo maggiore rispetto a uno vaccinato. Ma qui tanto decidono tutto loro, fanno tutto loro, cosa vuoi che ne pensi? Io ho fatto il Covid e credo di essere immune, almeno da quello che si sente anche, e non ho bisogno di fare altri vaccini e tutto. Poi sono uno che gli esperimenti sul mio corpo non ne voglio far fare, ecco, quando ci sarà qualcosa di sicuro io sto bene, anche perché si sente ancora che chi è stato vaccinato ha ripreso ancora il Covid, allora tanto vale che vada avanti con la mia idea, per me va bene tutto, che gli altri facciano quello che vogliono, però che lasciano stare anche chi vuole fare quello che vuole. Dove è stato obbligatorio nel senso l'obbligatorio era la vaccinazione, l'obbligatorio era la mascherina invece che l'hanno fatta togliere. Sì, le regole vanno rispettate, non sono molto propenso alle restrizioni così forti per i non vaccinati. Io sono vaccinato perché per forza di cose, però non sono proprio favorevole al massimo. Bisogna trovare il giusto equilibrio delle cose. Quello che ho sentito nei vari telegiornali mi sembra un po' troppo restringente. E
Abbiamo sentito appunto la vostra opinione e continueremo a fare, lo sapete, lo facciamo tutti i giorni, condite la vostra qui all'interno di Aspettando Mezzogiorno e naturalmente poi anche alla sera alle 19.30 al termine del nostro telegiornale. Nicoletta, parliamo di tasse? Eccoci. Sì, no, io adesso sono davanti al computer, quindi mi devi aiutare tu, Piero. Allora, si parla di tasse? Cioè, siamo ancora sul Corriere, giusto? Sì, siamo ancora sul Corriere. Parliamo di tasse con il taglio IRAP e il meno benefici per l'IRPEF. In questi giorni c'è sempre la grande discussione se bisogna tagliare le tasse per quanto riguarda i lavoratori oppure gli imprenditori. Quindi staremo a vedere come sarà l'evoluzione nelle prossime ore. Andiamo a Repubblica. Ripeto, anche qui naturalmente si parla di Green Pass. Pubblicità un attimo, eccoci. Allora, saliamo un attimo. Ecco, quando le regioni cambiano colore, quali rischi? Il giallo già da lunedì, qui si parla naturalmente, adesso si cercheranno di capire quali che sono le regioni che da lunedì passeranno al colore giallo. Ricordiamo ancora una volta che in questo momento in Italia ci sono 20 comuni nella provincia di Bolzano che sono in rosso, quindi con lockdown, con chiusura di tutti i locali a partire dalle 18, dove si può circolare liberamente dopo le ore 20 solamente con auto certificazione. Super Green Pass in vigore dal 6 dicembre anche in zona bianca e per restare aperti cosa serve praticamente? Draghi piega Salvini, ma sui controlli è scontro, praticamente anche perché bisognerà vedere come possono effettuare questi controlli, specialmente per andare nei mezzi, ad esempio. E la cosa particolare naturalmente è che hanno detto che ci saranno sempre e solamente dei controlli a campione. Vediamo anche com'è l'apertura nella stampa di oggi. Allora, vediamo un attimo, in evidenza si parla di fisco. Allora, si parla di fisco, il governo taglia le tasse, addio allo scaglione del 41% e l'aliquota del 27% scende al 25%. Queste sono le ultime aggiornamenti con la notizia in evidenza sulla stampa. Dimmi. Allora, stamattina ho visto poi che hanno fatto una diretta anche dal Senato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, insomma una cerimonia molto sentita, forse non mi ricordo se c'era stata anche negli anni passati, però insomma è un modo evidente di voler sottolineare l'importanza di questa giornata, di ricordare purtroppo quante vittime ci sono ancora in Italia a causa dei femminicidi. Stamattina citavano il numero di 100 solo quest'anno dall'inizio dell'anno e tutti compiuti all'interno delle mura domestiche. Ogni 72 ore c'è una vittima, ma tra l'altro anche noi lo vediamo facendo la rassegna stampa praticamente tutti i giorni, leggiamo notizie purtroppo. Tra l'altro il Presidente della Repubblica, violenza sulle donne, Mattarella, intollerabile, è il fallimento della società. E invece il Papa dice devono essere protette. E quindi staremo, tra l'altro noi proprio durante ore 12, tra una ventina di minuti, avremo la Presidente di AIDA e ci collegheremo per sapere anche quelli che sono i dati come sta andando la situazione qui nel territorio. Andiamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con l'ultima parte di Aspettando Mezzogiorno. Ultima parte di Aspettando Mezzogiorno, lo sapete, linea di massima quando riusciamo, a volte non riusciamo per le questioni di tempi, però oggi ce la facciamo, chiediamo al nostro Super Lorenzo qualche curiosità per quanto riguarda il Guinness World. Andiamo avanti un po' con quei record che uniscono più cose, i record definiti multitasking. Partiamo col primo, una cosa che può sembrare facilissima, ovvero dei palleggi, qua vengono definiti addirittura tocchi al pallone, su un tapirulan. Questa ragazza ne ha fatti 170 ed è anche lei detentrice del record. Ovviamente non so quanto possa sembrare facile, ve lo dico io, già è difficile da fermi, figuratevi su un tapirulan che corre. Mentre invece questo qua è un classico esercizio da palestra in fiamme. Sì, tutta apposta ovviamente. Questa è demente. Ha fatto 30 di questi esercizi, si chiamano jumping jacks,
gli esercizi, 30 ne ha fatti prima ovviamente di chiedere aiuto. Questo invece sono le flessioni con battito di mano, ma non da fermo, non in palestra, non in camera, bensì su un surf mentre stava surfando. Ne ha fatte 14 in 30 secondi, anche questo record mondiale. Facciamo l'ultimo. L'ultimo invece è una bandiera, la bandiera più lunga al mondo, come dire, aperta durante lo skydiving. Okay. Quindi mentre facevano skydiving, quindi si tuffavano dal cielo, facevano quella bandiera. E questo invece è il ragazzino più veloce al mondo a mettere su una t-shirt in verticale. Vuoi che ne vado avanti questo qua? Finiamo. L'ultimo è il maggior numero di spade in gola a testa in giù, 7. Bene, fermiamoci qui, gli altri andremo avanti domani per queste curiosità un po' pazze, devo dire la verità. Assolutamente. Cosa ne dici, sì. Un po' pazze queste curiosità? Cosa? Quello delle spade proprio no, Ma neanche quello che fa ginnastica. Però magari quello con il fuoco ci fa bruciare un po' di grassi. Beh, sicuro, sicuro, Nicoletta. Fallo tu. Grassi, pelle. Allora, con Nicoletta ci vedremo per l'inizio di ore 12 con il nostro almanacco, poi la liberiamo perché naturalmente con Carol diventa un po' tutto più complicato. Adesso però io vi porto a Costermano del Garda, questo bellissimo comune appunto in provincia di Verona. Noi ci vediamo tra 15 minuti. Costermano sul Garda, protagonista di questa puntata dei Gioielli sotto casa, seconda parte. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Voglio ricordarvi che siamo in provincia di Verona e siamo sul lago di Garda, nella parte del Veneto, sempre con il primo cittadino di questo comune, Stefano Passerini. Sindaco, altra location, altra ambientazione, altro clima completamente differente. Assolutamente sì, perché qui invece c'è il regno, diciamo, della paesaggistica, del paesaggio e soprattutto della natura. Come sentite, le cicale, le libellule blu, le lucciole di notte, qui regnano e vivono solo loro. Questo poi è un territorio, la Val di Mulini, lunga 9 km e nel 2014 il Ministero dei Beni Culturali l'ha inserita nelle 100 meraviglie d'Italia dal punto di vista ambientale. Cosa vogliamo fare qui? L'obiettivo dell'amministrazione è quindi di realizzare un ponte ciclopedonale, il ponte ciclopedonale più lungo d'Europa, che collegherà due frazioni del nostro comune, Marciaga e Costermano. Un ponte ciclopedonale che sarà lungo 350 metri e si realizzerà su un'altezza dalla Val di Mulini di circa 100 metri, dove da una parte si vedranno le bellezze del lago di Garda e dall'altro si vedrà invece la particolare conformazione della Valle dei Mulini, che è lunga 9 km, e quindi ammirare tutte le bellezze paesaggistiche. Ricordiamo che qui siamo vicinissimi al lago, siamo circa 2 km dal lago di Garda, siamo comunque nel comune di Costermano, sul Garda, ci teniamo giusto a dirlo, visto che da un paio d'anni questa è la nuova denominazione di questo comune, e dove che la natura, l'abbiamo già detto, regna veramente protagonista in questa che può essere veramente una bella passeggiata. Assolutamente sì, infatti noi invitiamo non solo i cittadini di Cremona, della Lombardia e del Veneto, ma anche i cittadini che sono già sul lago, a spingersi all'interno per solo 1,5 km attraverso una passeggiata e venire in un ambiente naturale, quindi trovare della frescura che in estate non fa mai male. Possiamo dire che questo è un modo diverso di vivere il lago? Sì, è un modo di vivere l'acqua in modo diverso, in senso che qui, come vediamo, abbiamo da dove sorge poi l'acqua che finisce anche nel lago, e quindi vedere quello che il lago non offre, perché qui, come abbiamo detto prima, ci sono le libellule blu, che è uno dei pochi posti in Italia dove possiamo ammirarle, le lucciole di sera, e godere di alcune specie floreali particolari come le ninfee e altre cose naturali.
Sindaco, ci siamo spostati in un luogo molto particolare. Partiamo subito con il nome, innanzitutto. Questo è il Parco dell'Amicizia dei Popoli, è il più grande parco tra i sei che stiamo realizzando ed ha una caratteristica ben precisa, ossia proprio di unire i popoli che costituiscono soprattutto l'Unione Europea. E quindi abbiamo realizzato in questa parte ad est del cimitero militare tedesco, che invece è a parte a sud, e un luogo di amicizia e un luogo di colleganza tra le popolazioni. Partiamo prima da, naturalmente, dal luogo dove ci troviamo. L'abbiamo detto, siamo ad agosto, noi stiamo registrando come ogni anno alcune puntate che i nostri telespettatori stanno vedendo e il cantiere si sta per concludere, quindi probabilmente quando andremo in onda questo parco sarà anche già inaugurato, almeno speriamo. Certamente, sicuramente non sarà, ci sarà l'erba, sarà verde, quindi sarà molto più accogliente, i cittadini potranno e i turisti potranno venire a viverlo, perché questo sarà un parco, sarà un polo culturale all'aperto. Infatti dietro le nostre spalle c'è un piccolo teatro con 200 posti a sedere per piccole rappresentazioni, oppure la sera musica jazz e rock. Nel grande spazio davanti invece alla mia destra ci saranno la sera varie serate con film all'aria aperta in lingua, quindi inglese, tedesco e francese, mentre lungo la strada, lungo i 300 metri, verrà chiusa a settimane in modo che possano esserci delle piccole mostre dell'antiquariato, dei fiori, eccetera, eccetera. Prima però l'abbiamo detto, qui vicino a noi c'è anche un cimitero militare, un cimitero molto importante. Sì, è il secondo cimitero militare tedesco, anzi di Germania, più grande. Infatti sono sepolti 22.000 soldati tedeschi e purtroppo la caratteristica di questo cimitero è che il 90% dei soldati sepolti hanno tutti dai 14 ai 18 anni. Quindi quando abbiamo pensato a come rivalutare questa zona, io mi ricordo che nel 2014 è stato proprio il console generale di Germania, Detmar Peter, il quale mi ha scritto una lettera nella quale mi invitava a riqualificare tutta la zona vicina al cimitero militare tedesco, in quanto non era consono al cimitero militare stesso. Quindi insieme abbiamo indicato quello che era il progettista, perché il progettista di questa grande master plan non è altro che il grande architetto Kippar, un tedesco, uno dei maggiori ambientalisti europei, e con insieme a lui al console e poi al VDK abbiamo programmato e progettato questo grande spazio verde. Diciamo che il cimitero militare è comunque un luogo molto suggestivo nell'ingresso, nella parte dove c'è naturalmente l'ossario con tutti gli ignoti, e anche comunque la parte in alto dove c'è questa visuale sul golfo di Garda, che è veramente molto particolare, un luogo proprio per non dimenticare. Lo deve diventare sempre di più, perché comunque il tema principale non è la memoria del passato fine a se stessa, ma deve essere anche la memoria nei giovani, perché se i giovani non ricordano o non frequentano questi luoghi tutto diventa quasi inutile e quindi la storia potrebbe anche ripetersi. Quindi il nostro obiettivo non è solo quello di fare un grande parco, ma proprio con il Ministero della Difesa, con il VDK e con il Consolato abbiamo programmato di realizzare anche un hostel, una struttura ricettiva per giovani di tutta Europa che possono soggiornare qui a due piedi dal cimitero militare tedesco, appunto perché diventi un luogo visitato dai giovani, quindi che i giovani possono passare qui dei loro soggiorni, realizzare un museo multimediale nella quale possono immergersi nella storia e quindi visitare cosa è successo e cosa ha prodotto la storia e cosa ha prodotto la guerra. Quindi il tema è proprio questo. Mi ricordo ancora, faccio una battuta, quando sono stato al Ministro della Difesa 4 anni fa e per la prima volta gli ho parlato di questo progetto, aveva sbarrato un po' gli occhi e non capendo bene qual è la filosofia. Alla seconda volta che gliel'ho illustrato invece ha rappresentato questo come un'idea principe, come un modello da portare avanti nei cimiteri attorno ai cimiteri militari di Germania e italiani, e poi mi ha lanciato una sfida: se questo sarà un successo, questa idea e questo modello lo porteremo vicino anche ai nostri cimiteri monumentali, in quanto altrimenti sono frequentati e vengono frequentati un giorno all'anno.
E vogliamo finire questa puntata dedicata a Costermano sul Garda in un luogo particolare, un luogo magico con una veduta sul lago veramente strepitosa. E di questo voglio immediatamente ringraziare Sara Squarzoni del ristorante La Casa degli Spiriti, perché vogliamo parlare di eccellenze parlando di prodotti tipici, Sara. Allora, innanzitutto benvenuti su questo balcone sul Garda. Sicuramente quando parliamo di eccellenza significa di parlare di quelli che sono i prodotti buoni, belli, che danno enfasi e profumo al nostro territorio, perché quando parliamo di turismo parliamo di accoglienza e di ospitalità. Quindi sicuramente l'ospite che viene sul lago di Garda ama sostare sul nostro territorio e provare quelli che sono gli ingredienti del nostro territorio. E quando parliamo di ingredienti parliamo dei nostri oli, perché è famosissimo l'olio del Garda in tutto il mondo. Parliamo anche dei grandi prodotti del nostro pesce del lago di Garda, quindi io mi sono permessa oggi di presentarvi quello che è i bigoli alle sarde, che rappresenta in eccellenza quello che è il piatto tipico del nostro lago di Garda. Sicuramente, ecco, abbinarlo con un ottimo olio del Garda e terminare, se mi permetti, con un bel brindisi con un Lugana che rappresenta l'eccellenza del nostro territorio. Con molto piacere, perché come hai detto tu, quando si parla di territorio, di ospitalità, si parla anche veramente di buoni prodotti. I prodotti di cui ci hai parlato sono veramente l'eccellenza. Quindi io chiamo Michele, che appunto ci permetterà di concludere questa puntata con un brindisi. Io, ringraziando te, voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa puntata. Io era la prima volta che venivo in questo comune, in questo territorio. Innanzitutto devo dire che ho scoperto un altro lago ed è bello, perché comunque il lago non è solamente la riva, ma è anche un attimino il primo entroterra dove puoi ammirare delle vedute come questo e scoprire veramente qual è e cos'è il territorio. Scoprire il territorio. Eccellenza significa darvi il nostro benvenuto e tornare a casa ricordandovi di noi e con il piacere di poter ritornare a trovarci. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.